quando si dice coro di stramare, si può star certi che l'emozione è assicurata. E questo è accaduto anche durante l'ultimo weekend di maggio, in occasione della visita degli amici francesi della Chorale Forter, proveniente dalla Borgogna. Un connubio di cori e di voci che ha visto gli amici d'Oltralpe essere ospitati a Segusino dagli amici segusinesi per una 3 giorni di canto, festa e scoperte culturali del nostro territorio. Ci troviamo qui a Stramare per tenere un concerto che è il momento conclusivo di questa 3 giorni di scambio tra il coro di Stramare e la Chorale Forter che proviene dalla Borgogna. 3 giorni nei quali abbiamo scambiato esperienze musicali, ma anche appunto questa cultura che è quella della vite che abbiamo in comune, e in cui appunto i francesi hanno potuto apprezzare i borghi di Segusino, ma anche la città di Treviso, Asolo e soprattutto la gipsoteca canoviana. Ieri sera abbiamo tenuto un importante concerto sacro al Tempio di Possagno. Questa sera siamo a Stramare, che è il borgo che dà il nome anche al nostro coro, per un momento di musica e anche di convivialità. È stato uno scambio molto interessante, loro si sono potuti confrontare con la vocalità italiana e hanno per la prima volta scoperto i territori dell'Alta Marca trevigiana. Come sono venute a conoscenza le due realtà? Allora, come sempre nasce tutto da un rapporto di amicizia personale. Il trade union in questo caso è stato Gianfranco Pancino, medico, nato a Segusino, che per tanti anni ha vissuto in Francia, dove è stato direttore dell'Istituto Pasteur di Parigi. Con la pensione si è trasferito in Bourgogne e qui in Bourgogne ha fatto amicizia con queste corali musicali e ha pensato di proporre uno scambio. Noi siamo stati in Borgogna 2 anni fa per un tour e a 2 anni di distanza loro tornano e vengono a trovarci. Sono uno Scec de Segusino, ma abito a Parigi e in Borgogna. Ed è giustamente come abitante della Borgogna che è ben integrato nel mio villaggio, che si chiama Furon, che ho fatto venire 2 anni fa il coro di Stramare in Borgogna a incontrare 2 cori locali e ha avuto un successo enorme. Grazie evidentemente a Elena Filini e ai cantanti, e quindi quest'anno è il coro locale di che si chiama Forter che è venuto a trovare il coro di Stramare e stanno facendo dei concerti. Questa sera è l'ultimo concerto e domani ripartiranno per la Borgogna. Sono 2 regioni vinicole che si intendono sia per il canto che per il vino. Un weekend sicuramente indimenticabile per gli amici francesi, ma anche per gli amici veneti che hanno saputo valorizzare appieno lo splendido territorio in cui viviamo, nonché far assaporare l'ospitalità e la calorosità di cui sono capaci.